avuto quel coraggio. Quante foglie vento quella fine di maggio. Rabbia che ti prende e ti divora. Niente che col tempo si consola. Benvenuti. Un benvenuto principale a tutti gli studenti che sono qui per commemorare i 30 anni della strage di Capaci. Perché Giovanni Falcone... Giovanni Falcone ci ha lasciato un'eredità che voi ragazzi dovete imparare a conoscere con i vostri insegnanti e portare la sua parola più avanti possibile nel tempo. Questo vuole Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, che quest'oggi, anche se non partecipe con noi, parteciperà virtualmente. Volevo ringraziare tutte le autorità intervenute, dal questore di Perugia e dottor Giuseppe Bellassai, al signor prefetto Armando Gradone, al procuratore generale Fausto Cardella, al dottor Pici, consigliere comunale del SIUP e l'assessore alla cultura Leonardo Varasano, il professor Pasquale Guerra, mio compagno d'avventure per queste iniziative. Un saluto particolare al comandante Nazzaro, al colonnello Romano, al comandante Caponi, comandante Casazza, guardia di finanza, al capitano Nicolai che questa mattina ha consegnato nelle mani del signor sindaco il lenzuolo che vedete affisso sul parapetto prospiciente all'ingresso della sala dei notari, che è stato preparato dal liceo statale Assunta Pieralli di Perugia. Un benvenuto ai rappresentanti della Polizia di Stato, a Erika Borghesi in rappresentanza della provincia, alla presidente del Rotary Club Perugia Est che ha collaborato per questo evento. Però i saluti principali adesso ve li darà Maria Falcone con un video che ha preparato per noi. Vorrei anzitutto ringraziare gli organizzatori per questa manifestazione in memoria delle stragi del 92. Sono passati 30 anni da quelle tremende giornate del 92 che hanno rappresentato per noi tutti italiani un momento di grande sconforto, direi anzi quasi non posso chiamarla preoccupazione perché sarebbe un termine diminutivo, ma di grande scoraggiamento, perché temevamo che la mafia con quegli attentati terroristici potesse mettere addirittura in gioco la democrazia del nostro paese. Quindi ricordare quei giorni, ma ricordare soprattutto il lavoro di Paolo, di Giovanni, che in quegli anni hanno vissuto sapendo che sarebbe finita come è finita con la loro morte, consapevoli quasi del loro sacrificio, ma mirando alla sconfitta definitiva della mafia. Erano riusciti in gran parte nella loro idea, nella loro voglia di poter contrapporsi in maniera finalmente efficace alla Cosa Nostra attraverso il maxiprocesso. Il maxiprocesso fu la prima grande vittoria dello Stato italiano nei confronti di una mafia che veniva assolta sempre per insufficienza di prove. Quindi loro già erano avanti nel percorso che doveva portare alla sconfitta definitiva di Cosa Nostra, ma quelle stragi hanno impedito il loro cammino, il loro continuo impegno. È per questo che parlare di quei momenti e parlare di quelle che erano le loro idee e cercare di continuare, come diceva Giovanni, a far camminare le loro idee sulle nostre gambe è fondamentale. Giovanni
sapeva di dover morire e voleva che le sue idee fossero coltivate, accolte, come sono state accolte anche all'estero, per poter sconfiggere definitivamente la mafia. Quindi grazie, grazie agli organizzatori, grazie agli insegnanti, soprattutto che si impegnano a far capire ai giovani quanto importante sia il percorso di crescita culturale che li deve portare ad avere nei confronti della mafia un atteggiamento di contrapposizione e non un atteggiamento di indifferenza o addirittura di omertà o di collusione. Quindi è quello che noi speriamo, che questi giovani ci permettano di creare, di raggiungere quello che dicevano loro, una società diversa, una società che sconfiggesse sul piano culturale per la mafia, perché come ci ricordano anche oggi attraverso i loro scritti, la mafia sarà sconfitta definitivamente quando sarà, come fatto criminale, quando sarà sconfitta culturalmente. Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo soltanto contestualizzare quello che è successo 30 anni fa. Era un tardo pomeriggio, intorno alle 17:57, quando c'è stata la strage, l'attentato, che poi è una grande strage sull'autostrada presso Capaci. Molti di voi non erano nati, ma quella sera un'Italia distratta sente l'edizione del telegiornale che interrompe improvvisamente i programmi. Non siete più abituati a queste edizioni straordinarie, perché oggi col tantam del cellulare abbiamo notizie che ci colpiscono continuamente, quindi avremmo saputo qualcosa immediatamente. Invece noi abbiamo dovuto aspettare l'edizione straordinaria del telegiornale e, ripeto, un'Italia un po' assonnata, distratta in quel caldo pomeriggio, tardo pomeriggio di maggio di 30 anni fa, ascolta questa notizia sconvolgente e pian piano la notizia prende più consistenza, perché le immagini ci riportano a quella che è stata veramente un'immane strage. Ecco, la sera c'è stata l'edizione del telegiornale, dopo sera, come ogni sabato sera, ci sarebbe stato uno spettacolo di intrattenimento. Ogni televisione il sabato sera prevede per il doposcena qualcosa di abbastanza di varietà, di leggero. Bene, quella sera il presentatore di turno aveva annunciato, sì, con volto serioso, che c'era stata una strage molto grave, molto importante, che aveva destato un po' tutti gli italiani, però lo show doveva andare avanti. E quindi in pochi minuti venne completamente dimenticata quella che era stata la strage, che aveva coinvolto appunto persone come il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, più gli altri feriti che sono scampati. L'Italia, diciamo, ha reagito, avrebbe forse voluto qualcos'altro quella sera, avrebbe voluto un approfondimento. Oggi ci sarebbero state una serie di approfondimenti su tutte le televisioni, quelle di Stato, quelle private, eccetera. Allora no, allora si andò avanti in questo modo. E fu un'indignazione veramente grossa. E il giorno dei funerali, però, i palermitani risposero in maniera molto forte, non soltanto col dolore, con le lacrime, con gli applausi anche per quelle, quando i feretri di quelle persone care sono portate via, ma la rabbia verso i politici presenti, rabbia urlata, gridata, e urlata anche dopo le parole forti del cardinale di Palermo, il cardinale Pappalardo, che durante l'omelia, citando un episodio della Seconda Guerra Punica, disse con le parole di Livio: Dum Rome consulitur, Saguntum espugnato, mentre a Roma si sta decidendo, Sagunto viene conquistata dalle truppe di Annibale. Ecco, fu una cosa molto di grande dolore. Io ero al mio primo anno di ruolo quell'anno, ero nel liceo classico a Cortona, e il lunedì mattina arrivo a Cortona e trovo tutti i miei alunni fuori, con il volto anche segnato, non me lo sarei mai aspettato. Bene, mi fermano e mi dico: professore, oggi non si può fare lezione come gli altri giorni.
oggi è un giorno particolare, dobbiamo fermare tutto. Infatti quella mattina ci fu un capannello un po' fra tutte le varie classi e si fece un'assemblea straordinaria, così improvvisata, dove ciascuno un po' sentiva professori che parlavano, qualcuno invitato all'ultimo momento. Bene, l'Italia in quel momento con quegli studenti, e voglio ricordarlo perché erano degli studenti che hanno voluto fermare le lezioni. Ecco, quella data ha in un certo senso diviso un po' la nostra Italia. La guerra alla mafia, sì, è stata portata, ha avuto un duro colpo con il grande maxi processo a cui hanno partecipato Falcone, Borsellino, ma la mafia continua, la mafia non è soltanto in Sicilia, la mafia, o parliamo anche di 'Ndrangheta, Camorra, cioè i tentacoli un po' in tante parti d'Italia e non solo in Italia. Pensate soltanto che il termine mafia non ha una traduzione nelle altre lingue, mafia è mafia russa, mafia cinese, è un po' dovunque. Ecco, oggi abbiamo, nel giorno dei 30 anni, abbiamo qui delle personalità dello Stato che vogliono ricordarci un po' attraverso delle parole su quel giorno, su quei fatti, eccetera, ma soprattutto sulla risposta dello Stato, la risposta dello Stato allora, ma soprattutto oggi. E lo farà il prefetto, Sua Eccellenza Gradone, il questore della SAI e il procuratore, già procuratore generale di Perugia, Fausto Cardella, che voglio citare perché venne chiamato proprio in quell'occasione per avviare il processo con Ilda Boccassini, per avviare il processo appunto contro, per le stragi di Falcone e di Borsellino. E prima di dare la parola ai nostri invitati, volevo invitare il rappresentante appunto del sindaco, l'assessore Varasano, a fare un saluto agli studenti e a tutti i presenti. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala dei notari, ringrazio anch'io Sua Eccellenza il Prefetto Gradone, il Signor Questore, Procuratore Cardella, ringrazio Anna Maria Romano, ringrazio la Fondazione Falcone, ringrazio il collega Pici, ringrazio tutti voi ragazzi, voi i vostri insegnanti, saluto le autorità civili e militari presenti. Un ringraziamento particolare nel portarvi il saluto dell'amministrazione, però lo voglio rivolgere ai ragazzi dell'Istituto Pieralli che questa mattina ci hanno donato il lenzuolo che vedete esposto fuori, che è il simbolo del ricordo che celebriamo oggi. E quindi a voi va il primo ringraziamento. Con una riflessione che mi piace condividere con tutti voi, perché dobbiamo andare al di là del simbolo. Il simbolo è importante, però non basta. Allora, questa memoria, questo trentennale, e anch'io mi ricordo, professore, esattamente dove ero. Avevo 14 anni e mi ricordo esattamente dove ero e quali furono le reazioni, non tanto le mie, ma quelle della mia famiglia, che quindi ho respirato e percepito. E dobbiamo andare al di là di quel simbolo per provare ad entrare nella conoscenza profonda non di una, ma di due figure, nella conoscenza e nell'esempio. Se avete sentito, l'audio era disturbato, ma la signora Falcone ha parlato al plurale. Ha parlato al plurale perché quello che iniziamo a celebrare oggi, il ricordo che iniziamo a celebrare oggi, non è il ricordo di una persona, ma di due. Non di un fatto, ma di due. Perché la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio sono strettamente collegati. La figura di Giovanni Falcone e quella di Paolo Borsellino sono strettamente collegati. E non solo perché erano amici, amici da quando erano ragazzi. Voi pensate al vostro miglior amico, se lo avete mi auguro di sì, e pensate che loro erano questo l'uno per l'altro. E non solo perché quando muore Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, raccontano le memorie e le ricostruzioni biografiche più attenti, iniziò a fare una cosa che fa piangere. Si allontanò dai suoi figli, piano piano, iniziò a vederli sempre meno, perché sapeva di essere nel mirino e che prima o poi la morte lo avrebbe raggiunto. Allora inizia, questo lo racconta un sacerdote che raccoglieva le confidenze di Paolo Borsellino, inizia ad allontanarsi piano piano per abituare i figli al distacco. Quindi capite quanto aveva presente il destino che lo aspettava.
A Falcone e Borsellino vanno ricordati insieme perché condividevano qualcosa di straordinario, di fuori dall'ordinario, allo stesso modo. Condividevano il modo di essere uomini, prima che professionisti, prima che servitori dello Stato. Condividevano una concezione del servizio per la cosa pubblica allo stesso modo e lo facevano con la stessa professionalità e la stessa umanità. È vero, hanno introdotto uno spartiacque nella storia d'Italia. Poi ce lo dirà sicuramente il dottor Cardella, che ringrazio perché è memoria vivente di quelle giornate e di quella conoscenza. Hanno posto questo spartiacque nella lotta alla mafia, il maxi processo, il modo, diceva Falcone, di rintracciare i canali della mafia attraverso il denaro, ma soprattutto condividevano la stessa umanità e le stesse sofferenze, perché dobbiamo raccontarli per intero. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno patito in vita la solitudine e l'ingratitudine. C'è un elemento, leggendo le varie biografie, che mi è rimasto sempre impresso, perché per l'istruttoria del maxi processo loro trascorrono lunghe settimane alla Sinara, lunghe settimane per cui gli verrà presentato il conto di quel soggiorno. E nel frattempo Paolo Borsellino ha la figlia che si ammala di nostalgia dal padre, eppure sia Falcone che Borsellino mettono davanti lo Stato, mettono davanti il loro dovere, e questa idea, questa concezione dello Stato l'hanno portata fino al massimo sacrificio, consapevoli di quello che facevano, hanno consegnato la loro vita. Pensate, un altro episodio. Nel periodo che trascorre tra Capaci e Via D'Amelio, Borsellino si ha di essere nel mirino e cerca di andare a messa tutte le domeniche senza scorta. Era il messaggio, dicono i suoi amici, dicono chi ne ha raccolte le memorie, perché voleva essere colpito senza nessun altro. Voleva essere vulnerabile senza che altri potessero essere coinvolti, come invece è accaduto. Allora capite la straordinaria generosità, capite come già è successo per un giudice, come anche di Borsellino si parli di odore di santità, che non è necessariamente qualcosa che ha a che vedere col cammino di fede, è qualcosa che ha a che vedere anche con il nostro impegno laico, con l'impegno di tutti i giorni, con l'impegno che tanti servitori dello Stato mettono in quello che fanno. Allora ecco ragazzi, io sento insieme a voi il desiderio di approfondire queste figure e di farne memoria profonda per la conoscenza e se possibile l'esempio, un esempio difficilissimo proprio perché estremo, però si può partire dalle piccole cose, Allora c'è sempre un episodio di Paolo Borsellino che rimane nella mia mente, nel mio cuore e che, come dire, nella mia povertà provo a ripetere. Allora Borsellino, raccontano i familiari, era solito alla fine del mese, quando riceveva lo stipendio, fermarsi mezz'ora, un'ora per rivedere il suo mese, per fare una cosa che ci sembra strana perché non utilizziamo più questa forma. Faceva l'esame di coscienza e sapete che cosa si chiedeva? Due cose: se aveva meritato lo stipendio e se aveva servito lo Stato a dovere. Allora, a me questa cosa è rimasta profondamente impressa perché è un esempio che possiamo parametrare col nostro quotidiano, possiamo portare nella nostra quotidianità, possiamo provare a farlo nostro con le nostre povertà. Però prima della cerimonia, prima della memoria, vi prego, ci deve essere questo elemento, la conoscenza profonda, altrimenti rischiamo di fare un feticcio, di avere due simboli che però non conosciamo a dovere, e la loro profonda generosità che li ha portati fino al sacrificio estremo, ma nella loro profonda umanità. Paolo Borsellino era solito di tasca sua aiutare le persone che, perché avevano in qualche modo
come dire, si erano distinte dal clima mafioso, erano rimaste isolate. Allora va dal macellaio a cui non va più nessuno. Allora aiuta il ragazzo figlio del pentito rimasto senza motorino. Vi prego per favore con le vostre scuole, con i vostri insegnanti, curiamo i simboli, ma andiamo al cuore delle loro vite, perché solo così potremo comprenderla appieno, solo così potremo comprendere una parte di quella stagione, solo così potremo provare, anche se minimamente, a ricevere il loro testimone. Grazie. Grazie all'assessore Varasano per queste accorate e forti parole e il messaggio che ha lasciato agli studenti. Vorrei passare adesso la parola al dottor Gradone, che ha svolto incarichi molto importanti per il Ministero degli Interni e per la Presidenza del Consiglio prima di essere prefetto qui a Perugia. È stato anche a Casal di Principe come commissario in questa zona particolarmente battuta dalla Camorra, una zona che volevo ricordare nel 94 ha avuto la morte di un prete, Don Peppino Diana, che è stato il secondo prete dopo Don Pino Puglisi, assassinato da questa organizzazione malavitosa. Ecco, dopo essere stato poi a Siracusa e a Siena, ecco, prefetto qui a Perugia. E gli chiediamo appunto come, a parte i suoi ricordi, ma anche come lo Stato ha risposto e risponde verso queste organizzazioni. Grazie. Si sente? Come non provare imbarazzo a parlare di fronte ad un pubblico come questo, decine e decine di giovani studenti, autorità. Non è facile, vi confesso che non è facile. E vorrei, prima di ogni altra cosa, condividere con voi un ricordo personale. Ero un giovane funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Allora, quando mi capitò di far parte di un gruppo di lavoro presieduto proprio da Giovanni Falcone, quale direttore generale degli affari penali al Ministero della Giustizia, era l'anno 1991, pochi mesi prima della strage di Capaci. E questo gruppo di lavoro stava cercando di dare attuazione per alcuni aspetti specifici al nuovo codice di procedura penale introdotto nell'anno 89, qualche anno prima. Il mio posto, quando si riuniva questa commissione, questo comitato, il mio posto era esattamente questo. Giovanni Falcone, e io ero la seconda fila, no? Si conviene ai giovani funzionari che sono i cosiddetti portatori d'acqua. Accanto a Giovanni Falcone c'era il mio direttore centrale, il vertice dell'ufficio presso il quale io prestavo servizio. E ogni tanto Giovanni Falcone si accorgeva che io parlavo nell'orecchio del mio direttore centrale, scusami Giuseppe, cercando di suggerirgli elementi di valutazione relativi alla discussione che si svolgeva in quel momento. Attorno al tavolo c'erano magistrati e dirigenti di uffici. Era straordinario Giovanni Falcone. Quando si girava mi guardava come a redarguirmi, dice: adesso basta, non parlare sempre, tuo direttore centrale. Però mi guardava con un sorriso sotto i baffi. Ma non era uno sguardo normale.
lo sguardo di una persona che quando ti metteva nel mirino sembrava che ti stesse facendo l'attacco. Sembrava che nei suoi occhi, nella sua testa, ci fosse una sorta di raggio laser, no? Che ti entrava nella testa, nel cuore, cogliendo tutto quello che in quel momento tu avevi dentro. Ti sentivi in qualche modo spogliato, ma lo faceva in modo affettuoso, dandomi ogni tanto una pacca sulla spalla. Quello sguardo però mi ha fatto riflettere dopo i fatti tragici, mi ha fatto riflettere proprio su quella sua straordinaria caratteristica di chi sa andare a fondo nelle cose, di chi cerca ogni dettaglio per ricostruire una base. Era la stessa attenzione, stessa dedizione con cui lui svolgeva il suo lavoro di magistrato. Lui era concentrato sul problema. Questa era la sua grande caratteristica, l'ha dimostrato poi, no? Quando insieme a Borsellino hanno dovuto rifugiarsi, no? Per scrivere in merito al maxi processo. Una persona meticolosa ma capace di una grande concentrazione, di una grande dedizione al suo compito, alla sua battaglia. Perché questo era, lui la viveva come una battaglia, quella vicenda contro, la lotta contro la mafia. Era la sua missione, l'aveva messa nel suo mirino e voleva a tutti i costi giungere a quel risultato. Cosa ci insegna quell'impegno straordinario di Giovanni Falcone, di Borsellino? Cosa ci ha lasciato poco fa uno degli operatori della stampa? Mi sollecitava una riflessione in merito a una dichiarazione, credo di stamane o di ieri, del sindaco di Capaci, il quale lamentava che la mafia è ancora lì, ben presente. Beh, insomma, io non credo che le cose stiano esattamente così. Quello straordinario impegno di Giovanni Falcone non è stato invano. Prima del maxi processo e in Sicilia erano state pochissime le condanne dei mafiosi, avevano quasi sempre riguardato la manovalanza, ma mai i capi, i vertici delle cosche erano sempre lì, al comando. E col maxi processo vengono inflitte decine, centinaia di condanne, decine di ergastoli e centinaia di condanne, mai viste prima. Giovanni Falcone ha dimostrato che la mafia non è invincibile, ricordate quella sua espressione, la mafia è un fatto umano, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà una fine. Ecco, Giovanni Falcone intendeva dire che la mafia non è invincibile e lui aveva dimostrato proprio questo con col maxi processo. Aveva tolto ai capi mafia quella immagine di impunità, di immunità. Prima di quel processo, poi penso ce lo dirà meglio chiunque altro, il procuratore Cardelli, prima di quel processo vi erano state pochissime condanne, pochissimi ergastoli, e avevano quasi sempre riguardato
gli affiliati, i gregari, ma non i capi mafia. Lui ha dimostrato che si potevano colpire i vertici delle organizzazioni criminali, grazie a quello che oggi noi chiamiamo il metodo Falcone. Poi su questo credo che meglio di me potrà dire il procuratore Cardella. Quel metodo si è rivelato fondamentale per colpire i vertici della mafia. I boss di mafia erano tali proprio perché godevano di questa reputazione di immunità, più ancora che per le azioni violente che commettevano. Il capo mafia era l'invincibile, era lì, quello che poteva sottrarsi alla legge. La sua forza dipendeva proprio da questo, dal suo presentarsi nella comunità come l'invincibile, quello che non può essere raggiunto da condanna. Falcone ha dimostrato questo, ha dimostrato che la mafia può essere vinta. E sostanzialmente è stata vinta, non definitivamente. Noi non possiamo dire che sia stata vinta definitivamente. Però da allora la reazione dello Stato in tutte le sue componenti, magistratura, forze dell'ordine, sicuramente hanno fatto passi in avanti straordinari. Occorre ancora fare tanto altro, perché è vero quello che diceva lei prima, la sua riflessione, che non è stato così per tutte le mafie. La stessa forza che abbiamo visto in Sicilia non l'abbiamo vista in altre parti del nostro paese, dove le mafie hanno radici molto forti. Anzi, da allora il predominio della mafia siciliana, che era stato interrotto dal dopoguerra fino a quella fase degli anni Ottanta, si è come in qualche modo ribaltato. Altre mafie hanno preso il sopravvento, scalzando la primazia della mafia siciliana. Andrangheta, Camorra hanno preso piede, hanno dimostrato, soprattutto l'Andrangheta calabrese ha dimostrato una grande capacità di radicamento anche in aree del paese dove manca quell'humus territoriale che pensavamo essere l'elemento fondamentale per il radicamento delle cosche. Cos'è successo? Perché queste altre mafie hanno trovato la possibilità di occupare, se non tutta una parte rilevante, del mercato criminale mafioso? La mafia siciliana aveva cercato, per le sue stesse caratteristiche organizzative, no? In forma piramidale, aveva in qualche modo cercato di condizionare le istituzioni dello Stato, di mettersi quasi a capo delle istituzioni dello Stato, di dominarle.
E forse è stato proprio questo l'elemento che più di altri ha scatenato una reazione fortissima. Le altre mafie non hanno avuto questa ambizione di mettersi contro le istituzioni dello Stato, hanno cercato di inquinare la società e l'economia sotto traccia, in modo silente. E anche la loro stessa organizzazione li ha messi in qualche modo al riparo, questa possibilità di contrasto, così come era avvenuto in Sicilia, dove quell'azione straordinaria messa in moto da Falcone col maxi processo aveva scompaginato i vertici delle cose, era messo in ginocchio. Questo purtroppo non è avvenuto con le altre organizzazioni criminali che dicevo, per la loro forma più articolata, reticolare, per la loro capacità di ricostruire, no, di ricostruire di continuo le leve criminali. E lo dimostra il fatto che oggi, anche nella regione dell'Umbria, quando parliamo di un pericolo di penetrazione criminale, noi facciamo riferimento alla 'Ndrangheta in modo particolare, cioè la stessa organizzazione che ha dato dimostrazione ampiamente ormai da decenni di sapersi infiltrare anche in aree del paese diverse da quella di tradizionale radicamento. L'abbiamo visto in Lombardia, in Veneto, in Toscana, in Emilia-Romagna, la loro grande capacità di infiltrazione. E in parte anche la camorra continua a dare questa prova di capacità di infiltrazione nelle attività dell'economia. Un pericolo, per fortuna, che oggi noi consideriamo, per quanto riguarda la regione Umbria, ancora potenziale. Perché non abbiamo finora avuto prova della presenza di gruppi criminali strutturati, stabilmente radicati sul territorio. Abbiamo visto finora, ma questo ce lo dicono sia i dati giudiziari che i dati dell'attività di prevenzione antimafia, che si fa in sede amministrativa, abbiamo visto delle proiezioni di organizzazioni criminali che cercano di infiltrarsi anche nell'economia di questa regione. È un pericolo però che dobbiamo ritenere altamente plausibile, perché in questi 2 anni la crisi sanitaria ha seminato disastri in diversi settori dell'economia del paese e anche della regione Umbria. Tante attività sono rimaste ferme per mesi e hanno subito i contraccolpi della pandemia in modo durissimo. Il governo ha trovato la forza, l'intelligenza e le risorse via via necessarie per cercare di sostenere la ripresa di questi settori dell'economia che hanno subito maggiori contraccolpi. Però la sofferenza è ancora reale. Ma la criminalità organizzata non mira semplicemente a
occupare tutte quelle aree di sofferenza che permangono in diversi settori della nostra economia. La criminalità organizzata mirerà anche alle attività economiche che non si sono mai fermate e che anzi hanno avuto ulteriori possibilità di profitto durante l'esperienza della pandemia. Oggi c'è una situazione ulteriormente aggravata per via del conflitto in Ucraina. Sapete tutti degli effetti del rincaro delle materie prime, del costo dell'energia, fattori che stanno creando ulteriori difficoltà a tanti segmenti della nostra economia. E c'è ancora un altro elemento che suggerisce la massima attenzione rispetto a questa, dicevo, potenziale capacità delle organizzazioni criminali di mettere piedi anche nella nostra regione. Tanti imprenditori durante la crisi sanitaria hanno dovuto fare ricorso, come sapete, ad affidamenti bancari per mandare avanti le proprie attività. Hanno chiesto fidi, crediti, e cioè tutte linee di finanziamento che dovranno prima o poi essere restituite alle banche. Questa possibilità di restituzione sarà possibile nella misura in cui questi settori di attività troveranno possibilità di crescita, nuovi mercati, nuovi profitti. Senza di che anche questo elemento potrà costituire quindi un varco per una possibile penetrazione della criminalità organizzata. Oggi il pericolo è rappresentato dal fatto che queste organizzazioni criminali dispongono di grandi liquidità attraverso i traffici illeciti, attraverso il mercato della droga, dispongono di grandi capitali che devono trovare dei canali di investimento, devono essere riciclati per il riciclaggio. E queste organizzazioni criminali si presenteranno come una sorta di banche parallele, capaci di offrire denaro a chi ne ha bisogno. Questo è il punto critico su cui occorre prestare la massima attenzione. Ed è su questo che stiamo lavorando insieme, magistratura, forze di polizia, proprio per cercare di costruire la diga necessaria per impedire che gli interessi criminali possano trovare radicamento nel nostro territorio, attraverso gli appalti, attraverso l'acquisto di attività in condizioni di difficoltà. Pensate al settore del commercio, al settore del turismo, dei servizi. Quanti contraccolpi hanno subito durante la crisi sanitaria? Noi dobbiamo essere capaci quindi di leggere questi fatti allo stesso modo in cui Giovanni Falcone
ci ha insegnato. Allora, quando stava lavorando al maxi processo, con la stessa meticolosità, lo stesso scrupolo, la stessa attenzione, la stessa dedizione a leggere ogni fatto e cercare di mettere insieme gli elementi per costruire, ecco, il puzzle che ci può consentire di contrastare al meglio queste potenziali penetrazioni mafiose. Per questo è importante ricordare Giovanni Falcone, ricordare la sua totale dedizione alla lotta contro le organizzazioni mafiose. E lui ci ha dimostrato che questa lotta può essere vinta, ma può essere vinta proprio attraverso quello che lui ci ha insegnato. Noi tutti ricordiamo quella frase che ho citato all'inizio, no? La mafia come fatto umano, che ha un inizio e ha una fine. Però pochi ricordano il seguito di quella sua riflessione. Era una riflessione invece molto profonda e che chiama in causa tutti. Perché lui diceva sì, però bisogna ricordarsi che la mafia è un fatto terribilmente serio e molto grave, e che per vincere la battaglia contro le mafie non basta il coraggio di cittadini inermi, ma occorrono le forze migliori dello Stato, occorre mettere insieme le forze migliori dello Stato. Forse questo lui lo diceva anche perché, come è stato ricordato poco fa, erano già gli anni in cui attorno a lui si era fatto un po' terra bruciata, era stato un po' isolato. Ma io ci vedo una indicazione più profonda. Un'indicazione più profonda che ha a che fare con una indicazione che ho letto tempo fa in un'intervista al giudice Pignatone, al procuratore Pignatone, che oggi è in pensione. E alla domanda di un giornalista del Corriere della Sera, che gli chiedeva: procuratore, ma come si fa a vincere la mafia? Lui rispose così: vi rispondo con le parole con cui mi ha risposto alla stessa domanda che gli ho fatto io Angelo Sinino, collaboratore di giustizia, conosciuto come il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, il quale Angelo Sinino in modo bruciante rispose così: procuratore, per vincere la mafia occorre far funzionare la pubblica amministrazione. Ed è esattamente quello il monito a cui ci, io credo, volesse richiamarci Giovanni Falcone. E cioè che occorrono buone istituzioni per vincere la battaglia contro le organizzazioni mafiose. E quella è la diga fondamentale. Perché attraverso, soltanto attraverso, ecco, l'esempio di ognuno di noi, di tutti gli operatori delle istituzioni, se siamo capaci di far funzionare le istituzioni, di dare le risposte che ci chiedono i cittadini, di dimostrare credibilità nel nostro impegno, di dimostrare totale dedizione al compito affidato a ciascuno, ecco, se riusciamo a fare questo, ad alzare l'asticella della qualità delle istituzioni, di tutte le istituzioni, i cittadini ci verranno dietro. Prima lei ricordava il mio impegno a Casal di Principe, proprio questo che mi chiedevano i cittadini. I
cittadini chiedevano questo, chiedevano istituzioni di qualità, istituzioni capaci di risolvere il problema delle buche nelle strade, risolvere il problema delle scuole, il problema del servizio di raccolta dei rifiuti, il problema dello scuolabus, il problema del campo di calcio che era diventato non più utilizzato. Se le istituzioni tutte dimostrano questa capacità di rendere ai cittadini i servizi necessari per la vita collettiva, io sono convinto che i cittadini impareranno la bellezza della legalità. La legalità si conquista attraverso la garanzia dei diritti dei cittadini. Il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro. Istituzioni capaci di garantire tutto questo ai cittadini avranno sicuramente dalla loro parte i cittadini. Quando io ero a Casal di Principe vedevo una collettività che si aggrappava a noi per avere quelle risposte che non avevano mai avuto. Per avere un'amministrazione di qualità, per avere istituzioni credibili verso le quali poter riporre fiducia. Fiducia, no? Che tutti sono trattati allo stesso modo. Questo chiedo a voi, ragazzi. Pretendete istituzioni di qualità. Lo dovete pretendere, questo è il futuro della lotta alle organizzazioni criminali. Stiamo tutti insieme, istituzioni e cittadini. Guardate però che è un impegno complicato, perché da un lato è fondamentale avere istituzioni di qualità, ma dall'altro occorre però che poi ciascuno di voi non pretenda privilegi, ma pretenda parità di trattamento con tutti gli altri. Se ho bisogno del lavoro, lo devo trovare grazie ai miei meriti, grazie al mio impegno. Non lo devo trovare attraverso un favore. Devo rivendicare diritti e le istituzioni debbono chiedere il rispetto dei doveri, ma ci deve essere questa reciprocità tra diritti e doveri. Non posso pretendere doveri senza richiedere, senza garantire diritti. Questo in tutti i campi, in tutti i campi. Pensate anche al vostro impegno di studenti. Quella è una palestra formidabile. Lì non si bara. In quel contesto lì non si bara. I meriti di ciascuno si vedono. Purtroppo, quando si esce dalle aule della scuola, questo non si vede più allo stesso modo. Diventa nebuloso. E si pensa spesso, ecco, di ottenere i risultati attraverso forme diverse, attraverso i favori, attraverso le conoscenze. Voi dovete pretendere invece che i vostri diritti siano garantiti nel modo uguale per tutti. Dovete pretenderlo. E se vedete che questo non succede, dovete essere pronti a denunciarlo. Solo così si fa piazza pulita. Solo così si afferma la legalità. Io tante volte mi è capitato di dire, no? La legalità non si insegna, la legalità si sperimenta.
devo crescere dentro un contesto di legalità. E questo è un compito prioritariamente di quelli di noi che hanno l'onore di servire le istituzioni. È il senso di quella bellissima norma della nostra Costituzione, no? Quando ci impegna a servire con onore e disciplina. Questo vuol dire, non è l'onore della sopraffazione. La Costituzione chiede a noi di fare il meglio che possiamo in ogni situazione, anche quando le circostanze sono complicate, anche quando le risorse non sono sufficienti, anche quando va al di là della nostra capacità di lavoro. Cosa potevo fare io a Casal di Chigi? Molto poco. Non avevo la possibilità, gli strumenti, le risorse per poter rispondere a tutti i bisogni di quella collettività. Ma quella collettività ha riconosciuto in noi, non solo in me, ma nella squadra che stava attorno a me, ha riconosciuto la voglia di provarci a ribaltare le cose. Ha riconosciuto in noi servitori dello Stato degni. Non hanno potuto risolvere tutto, hanno cominciato a farlo, un po' per volta. Lei ricordava Don Diano, so se è stato a Casal di Principe, sa che c'è uno spazio verde dedicato a Don Diano. Era un cumulo di rifiuti, abbiamo cercato di ripulirlo. Allo stesso modo davanti a una scuola, vi erano cumuli, montagne di rifiuti. Abbiamo cercato di ripulirlo. Poche cose. Gli strumenti erano veramente inadeguati, credetemi. E abbiamo cercato lentamente di portare questo segno di credibilità nell'azione delle istituzioni. Non possono fare di più. Non hanno la bacchetta magica. Però hanno iniziato un lavoro di risanamento, un lavoro di rinascita. Io credo che questo serva fondamentalmente. Ecco, vorrei che voi teneste a mente questo. Pretendete istituzioni di qualità. Il Paese ha bisogno di questo. Grazie al prefetto per questa testimonianza e soprattutto per averci delineato la risposta dello Stato oggi e quell'invito a chiedere istituzioni che siano all'altezza, che siano credibili soprattutto. Vorrei dare la parola adesso al questore, al dottor Giuseppe Bellassai, ricordando brevemente i suoi alcuni importanti lavori, uno per esempio a favore per la gestione dei migranti a Lampedusa e poi il servizio come vicario a Trapani, a Palermo, del questore appunto, e poi come questore a Benevento, a Taranto e adesso questore a Perugia. Grazie. Grazie per la parola e grazie per l'invito a questa giornata. Un ringraziamento in particolare a chi ha saputo organizzare tutto questo. È veramente molto bello vedere questa meravigliosa sala così piena di tanti giovani ragazzi, di tanti studenti che non hanno vissuto, per loro fortuna, non hanno vissuto quei momenti terribili di cui stiamo parlando, come quelli della mia generazione non hanno vissuto i momenti terribili della Seconda Guerra Mondiale. E
non hanno potuto e non hanno sperimentato sulla loro pelle la tragicità di quei momenti, ma hanno goduto di tutto quello che altri avevano fatto per noi. Noi della generazione degli anni 60 abbiamo goduto delle lotte che chi aveva combattuto contro il nazismo e il fascismo aveva portato a termine vittoriosamente, dandoci un paese democratico. Voi godete oggi delle lotte che 30 anni fa uomini valorosi come Falcone e Borsellino hanno portato avanti, perdendo la loro vita per darci un futuro migliore. E io sono particolarmente emozionato in questo momento, ma per ovvie ragioni, sono un poliziotto e sono un siciliano che quindi ha vissuto in maniera particolarmente forte quei momenti. Nel 92 ero un giovane funzionario della Polizia di Stato, ero entrato da appena 4 anni in amministrazione e già dirigevo, però per una serie di circostanze particolari, non certo per meriti particolari, già dirigevo la squadra mobile di una piccola questura di una delle province più piccole della Sicilia, che è Ragusa. Un territorio, poi lo capì dopo il perché, mai toccato dall'influenza di Cosa Nostra palermitana, che conosceva altri fenomeni criminali, in particolar modo quello della Stidda, che era un'organizzazione criminale altrettanto feroce rispetto a Cosa Nostra, ma sicuramente meno capace di infiltrare la società siciliana, le istituzioni siciliane. Considerate che quando arrivai io a Ragusa, negli ultimi 3 anni, parliamo di una popolazione complessiva di una provincia di 300.000 abitanti, erano stati commessi 55 omicidi da esponenti di questa organizzazione, organizzazione dei pastori o anche Stidda, che però non aveva le capacità di penetrazione, come dicevo prima, di Cosa Nostra. Cosa Nostra era tutt'altra cosa. Cosa Nostra era la mafia vera, la mafia vera. Quindi potete immaginare che cosa ha significato per me quel 23 maggio e che cosa ha significato per me quel 19 luglio. Il momento dello sconforto, il momento dello sgomento, il momento in cui da siciliano, come ogni siciliano, mi sono chiesto se non fosse arrivata la fine, perché era troppo grande, troppo enorme quello che stava accadendo in Sicilia, perché non si pensasse che stavamo andando verso la fine. E invece no, non è successo. La mafia, che non è Totò Riina, il pecoraio con la terza elementare, incapace di mettere assieme due parole una dietro l'altra in un italiano corretto, non è Bernardo Provenzano, ma è quello e le menti raffinate che stanno dietro la mafia, che già stavano allora dietro la mafia. La mafia aveva tentato il colpo grosso. Di fronte a magistrati come Falcone e come Borsellino, che col maxi processo avevano tentato per la prima volta di destabilizzare in maniera vera, seria, quella struttura criminale,
La mafia, nella sua arroganza, che però era l'arroganza dell'ignorante, aveva pensato di sovvertire l'ordine democratico. E lo aveva fatto con, e tentò di farlo con quelle due stragi. Nei miei occhi e negli occhi di tutti i siciliani, ma direi di tutti gli italiani, rimarrà per sempre quell'immagine di quel tratto dell'autostrada vicino Capaci, con una voragine incredibile, al centro macerie cadute sulle macchine della scorta. Un'immagine che non era l'immagine di un paese civile, ma l'immagine di un paese in guerra, che mi fece pensare allora e mi fa pensare ancora oggi alla distruzione della guerra. Ricordo che pensai che sembravamo a Beirut. E lo stesso il 19 luglio successivo in Via D'Amelio. Queste sono le immagini che porto con me. E insieme a questa le immagini di quella signora, credo fosse la signora Schifani, in quella chiesa, in quella cattedrale, sorretta da un prete che le suggeriva le parole di un discorso che non riusciva a completare, interrotto come era sempre in continuazione da un singhiozzo disperato. Perché, ragazzi, mi piace ricordarvelo, forse in maniera un po' cruda, ma lo dovete ricordare. Quella è la strage in cui muoiono Falcone, Borsellino, la Morvillo, la moglie di Falcone, ma muoiono 8 agenti di scorta, 8 uomini della Polizia di Stato, fedeli servitori dello Stato. Uomini e donne che sapevano di andare incontro a quel destino, perché sapevano che quel destino poteva toccare a quei due magistrati, e che hanno continuato a fare il lavoro per cui avevano giurato fedeltà, convinti come erano della bontà del percorso che Falcone e Borsellino stavano tracciando nella lotta alla mafia. Uomini e donne che la mafia ha ucciso, i cui corpi ha dilaniato, le cui famiglie ha distrutto, separato, che ha costretto a star lontano dai propri figli e a non vederli crescere. Queste sono le immagini che io ho chiare in mente e che porterò sempre con me. Ma la mafia, arrogante ed ignorante, quel giorno perse la sua scommessa, perché non aveva fatto i conti con un popolo dignitoso, quello siciliano, che quel giorno capì che era stato toccato il fondo. Vedete, noi siciliani siamo colpevoli di quello che è successo nella nostra regione, ne sono assolutamente convinto. Lo siamo perché tutti, anche quelli onesti, perché i siciliani sono onesti, la gran parte dei siciliani è onesta. Eppure, fino ad allora,
avevano guardato alla mafia con un distacco dovuto alla paura, pensando che comunque quel problema non li toccava, o li toccava soltanto marginalmente. Non era così. Non era così. In realtà il siciliano in quegli anni viveva una situazione di evidente oppressione. Sapevamo di non essere liberi, di non essere liberi del tutto. Sapevamo di essere condizionati da questa organizzazione criminale. E però preferivamo, nella gran parte dei casi, stare a guardare, lasciare alle forze dell'ordine e alla magistratura, ad uomini valorosi e convinti di quello che stavano facendo, il compito di tirarci fuori dal problema. Non poteva accadere. La mafia si nutriva del consenso, sia pur silente, della maggior parte dei siciliani. Quel giorno, quei giorni, quell'estate, capimmo che non poteva andare avanti così, che bisognava prendere una posizione, che bisognava dire no alla mafia in maniera chiara, in maniera netta, con comportamenti concludenti. Accadde, e accadde pure che la mafia, nel momento in cui sembrava aver avuto il suo maggior successo militare, cominciò il suo lento, inesorabile declino. È vero, mi si dirà, la mafia esiste ancora, l'ho sentito anche oggi, certo. È una mafia silente, una mafia che si è inabissata, una mafia che non uccide, una mafia che fa affari, ma è una mafia che oggi, rispetto a 30 anni fa, sa di dover aver paura dello Stato, sa che dall'altra parte c'è uno Stato pronto a rintuzzare i suoi attacchi, che può farlo e che non può essere sconfitto, perché ha dimostrato anche nei momenti più difficili di uscire vincitore dalla contesa con l'organizzazione criminale. Quindi una mafia ben diversa da quella di allora, con una forza sicuramente inferiore, meno condizionante. Di quanto non lo fosse in quel momento che poteva essere il momento del disastro assoluto e che fortunatamente, grazie al sacrificio degli uomini che oggi ricordiamo, non lo divenne. Io non voglio tediarvi troppo, voglio soltanto, come dire, ricordarvi due cose. La prima, che non dovete dare per scontato quello che avete. Le libertà di cui godete, i diritti di cui godete, la possibilità di andare a scuola, la possibilità di uscire, la possibilità di muovervi liberamente, la possibilità di lavorare, di intraprendere le carriere che volete, le dovete a qualcuno. E questo qualcuno è rappresentato anche, non solo, ma anche da quelle persone che morirono in quelle due terribili stragi che ricordiamo. Loro ci hanno lasciato un patrimonio che
Dobbiamo, dovete saper conservare, dovete saper preservare, dovete saper custodire, dovete saper migliorare se fosse possibile. E la seconda cosa che mi piace ricordare è legata al termine solitudine. La solitudine di Giovanni Falcone, la solitudine che io lessi e continuo a leggere quando lo rivedo in quell'uomo, in Paolo Borsellino, quel giorno che parlò ai palermitani dopo la strage di Falcone. Si leggeva la preoccupazione, ma anche la solitudine di quell'uomo. Se quello che è successo, è perché la risposta nei confronti della mafia non era corale, non era della società e non era di tutte le istituzioni insieme. Era lasciata a quegli uomini che non avrebbero voluto diventare degli eroi, ma che lo sono diventati loro malgrado. Quegli uomini che hanno fatto solo ed esclusivamente il loro dovere, convinti di dover operare in una certa maniera perché andava sconfitta la mafia. Ecco, io credo che voi dobbiate trarre insegnamento da quei momenti terribili e capire che la mafia, come l'Andrangheta, come la Camorra, come la Sacra Corona Unita, come il terrorismo, sono tutti fenomeni che cercano di infiltrare, logorare una società civile fondata su principi che sono quelli della democrazia e che c'è un solo modo, uno, per riuscire a contenerli, quei fenomeni, e a annientarli, ed è quello di stare assieme, insieme. Bisogna muoversi all'unisono, bisogna fare squadra, bisogna che ognuno di voi abbia coscienza di quello che ha della fortuna che custodisce e insieme agli altri si muova e operi perché la società libera e democratica che altri ci hanno dato in dono la si possa poi passare a mo' di testimone alle altre future generazioni. Grazie. Grazie al dottor Bellassai per il suo ricordo e soprattutto per aver testimoniato con le sue parole un forte omaggio alle 8 vittime delle forze dell'ordine nelle 2 stragi di Capaci e di Via De Maio, ma anche un omaggio a tutte le forze dell'ordine che impegnate come scorta hanno subito degli attacchi e sono perite nell'esercizio del loro dovere. E poi un invito a fare squadra in ogni campo, a voi soprattutto nella scuola, nel lavoro, perché così si combatte la solitudine, si dà una risposta molto forte. E do la parola al dottor Cardella, poi dopo il dottor Cardella sentiremo la voce degli studenti finalmente e poi ci chiuderà
dottor Pici, che è del presidente del SIUP, il sindacato di polizia. Ecco, il dottor Cardella è stato procuratore generale di Perugia, ma come dicevo all'inizio è stato chiamato a svolgere le prime indagini per la strage appunto di Falcone e di Borsellino. È stato poi a Perugia come magistrato, procuratore della Repubblica a Terni, poi procuratore generale dopo il terremoto all'Aquila, in anni importantissimi per la ricostruzione di quella regione, e poi infine a Perugia. E con questo ringrazio e do la parola al dottor Cardella. Grazie, grazie a tutti. Avevo accettato con molto entusiasmo l'offerta di andare all'aggregato alla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta per partecipare alle indagini sulle stragi. Con molto entusiasmo, ma anche con forse troppo cuor leggero. Me ne resi conto appena arrivai a Caltanissetta, perché dovendo iniziare a investigare su un fatto che è stato ricordato prima da tutti quanti, dall'assessore, dal signor prefetto, dal questore, che aveva sconvolto, si può dire, il mondo, queste due stragi enormi mai viste, forse neanche in Colombia una cosa di questo genere. Sapete, che fosse stata la mafia lo sapevamo tutti, non ci voleva molto pensare è stata la mafia, ma a noi magistrati non basta dire è stata la mafia, bisogna trovare chi era lì, bisognava poter dire tu Brusca, puntando il dito, tu Brusca eri lì, tu Totorina sei stato quello che ha dato l'ordine di farlo, tu Di Matteo eri lì. E per fare questo ci vogliono le prove. E trovare le prove in un'indagine di questo genere non è facile. E ne parlammo, perché questa fu la mia fortuna e anche la fortuna delle indagini, una fortuna dell'andata, che assieme a me da Milano, da un'altra direzione distrettuale, era venuta Ilda Boccassini, un genio dell'investigazione, un esempio come magistrato del pubblico ministero. Io avevo una piccola esperienza di indagini di mafia che avevo fatto, ma era la preistoria della mafia, prima di Giovanni Falcone, prima che esplodesse il caso di Giovanni Falcone, come giustamente ha ricordato prima anche il signor questore. E Falcone ha cambiato tutto nella storia della mafia. Invece Ilda Boccassini aveva un'esperienza molto maggiore della mia, perché aveva avuto un'ottima scuola, la scuola di Giovanni Falcone, col quale aveva collaborato, col quale aveva lavorato in importanti indagini nella Lombardia. E allora dissi, ci ponemmo il problema con Ilda, come si inizia un'indagine di strage? Non c'erano precedenti, signori, non c'erano ragazzi. Allora Ilda disse, facciamo come se fosse un'indagine normale, facciamo come se fosse una comune indagine. E così facemmo. Come si fa una comune indagine? Si comincia dal sopralluogo, si va sul posto e si dice vediamo se sono rimaste tracce del delitto. Quelle che erano rimaste, ragazzi, perché qualche giorno dopo doveva passare la regina d'Inghilterra, che arrivava a Punta Raisi e doveva prendere il suo yacht al largo di Palermo. E quindi fu necessario ripulire tutto e riasfaltare l'autostrada per consentire al convoglio reale di passare, distruggendo tutto quello che poteva essere distrutto. Però qualche cosa era rimasto, per esempio le cicche di sigarette che ci consentirono di estrarre il profilo del DNA di chi le aveva fumato e quindi poi di avere un elemento di prova quando sarebbero stati identificati. Ma ci anche raccontò, quelle cicche di sigarette ci raccontarono dove si erano appostati e la dinamica dell'incidente. Intercettazioni telefoniche, acquisizione di tabulati che ci consentirono di identificare alcuni dei partecipanti, ma soprattutto di identificare le staffette che avevano seguito il convoglio di Falcone dall'aeroporto di Punta Raisi, dove erano arrivati al momento della strage, 6 minuti circa in auto, e quindi attraverso le staffette risalire agli esecutori.
le perizie, 500 kg di tritolo, ce lo disse la perizia, come per una strage di Borsellino. Dopo furono le perizie, ci servimmo dei consubim, il reparto della Marina, che con gli esplosivi, insomma, se la cava bene, ricostruì l'ambiente nel quale la 126 era esplosa, prese tante 126 che furono cannibalizzate, fin tanto che facendole esplodere tutte, prima con 80 kg di Semtex, poi con 85, poi con 90, trovammo delle deformazioni che erano perfettamente sovrapponibili a quella della macchina, diciamo, originale usata. Quindi questa serie di indagini. Bisogna anche dire che avemmo a disposizione le migliori forze di polizia italiane, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la DIA, che allora cominciava a lavorare, ma non solo quello, anche l'FBI. L'FBI, che per la prima volta, credo unica, non fu un rapporto di collaborazione, come tanti ce ne sono e ce ne continueranno a essere, tra le polizie e le magistrature di tutta Europa, di tutto il mondo, quando vogliono collaborare. Lì no, l'FBI venne agli ordini della magistratura italiana, si mise a disposizione della magistratura italiana anche per compiere il sopralluogo. E poi i collaboratori di giustizia, che ci raccontarono gli spazi vuoti, però con una inversione rispetto al sistema normale. Di solito parla prima il collaboratore e poi si va a riscontrare se quello che ha detto è vero o no, se corrisponde. Lì fu il contrario. Noi avevamo prima gli elementi in base ai quali abbiamo potuto ascoltare i collaboratori e vedere quando dicevano il vero e quando dicevano no, ma soprattutto quando hanno cominciato a dire il vero, perché persone come Cancemi prima per mesi sono stati a raccontare storie, poi è arrivato il momento della maturazione. Quindi sistema sospetto, indagini, riscontri. Questo è stato il metodo usato da Ilda Boccassini e che ci ha consentito di venire fuori con sentenze di condanna per la strage di Capaci. Purtroppo un'indagine parallela, apparentemente uguale, simile in tutto, come quella di Borsellino, non ha avuto lo stesso esito felice, ma le considerazioni che si possono fare, che si potrebbero fare, sono tante. Vorrei invece concludere il mio intervento spiegandovi come è stato possibile che due magistrati, uno da Perugia e uno da Milano, andassero nella direzione distrettuale di Caltanissetta a fare queste indagini. Lo spiego non solo per soddisfare un'eventuale curiosità, ma perché mi serve proprio per sottolineare l'originalità e la modernità del pensiero di Giovanni Falcone e di un pensiero che oggi dovremmo recuperare, soprattutto noi magistrati che stiamo attraversando un momento difficile. Forse ripartire da Giovanni Falcone potrebbe essere un modo per venirne fuori. Giovanni Falcone si rese conto che per i fatti di mafia occorreva una certa specializzazione, una certa, come volete, competenza. E pensò, ma se dovesse succedere, guardate un po' la fatalità, se dovesse succedere qualche cosa, per esempio fuori da Palermo, perché Palermo era indubbiamente la procura più attrezzata per contrastare la mafia, no? Una tradizione lunghissima. Se dovesse succedere qualcosa fuori da Palermo, pensate l'originalità e anche la visione del futuro. Come facciamo? Chi ci va? Allora concepì l'idea della Procura Nazionale Antimafia, che esiste ancora, anche se devo dire è molto diversa da come Falcone l'avrebbe voluta, come l'aveva concepita. La Procura Nazionale Antimafia, composta da 20 magistrati, 21, e però si articolava sul territorio con le procure distrettuali, nelle quali c'erano dei magistrati più o meno bene scelti che si intendevano un po' più di mafia in tutti i distretti, anche a Perugia, quindi anche a Milano naturalmente. Ecco, a questi magistrati la legge consentiva di un trasferimento temporaneo per non più di 2 anni
che non comprometteva il principio della inamovibilità del giudice, ma consentiva, proprio mantenendo fermo questo principio, di rinforzare una situazione che lo richiedeva. Caltanissetta era in quella situazione, una procura di provincia, anonima, sguarnita, aveva due sostituti e non aveva neanche il procuratore, perché tra le due stragi il procuratore era andato in pensione e l'altro stava per arrivare. Quindi in questa situazione fu possibile chiedere a due magistrati se erano disponibili ad andare lì. Avete capito così Falcone, 30 anni fa, che visione moderna, che visione del futuro che aveva? Ecco, perché non sia morto davvero, ripartiamo da lì. Grazie. Grazie al dottor Cardella, sono state delle testimonianze importanti quelle del dottor Gradone, del dottor Berassai e infine del procuratore Cardella, e le parole del procuratore Cardella sono state brevi, molto, molto sentite, ci hanno fatto vedere la modernità di Falcone, ma sarebbe bello poterla ascoltare ancora in un'altra occasione, perché ecco, sono testimoni di quei momenti e di quei giorni. Adesso passiamo la parola agli studenti del liceo scientifico Alessi. Volevo nel frattempo ringraziare il gruppo di lavoro dei docenti che ha collaborato per questa iniziativa: Paola Chiazzi, referente Sabrina Cucci, Chiara Fardella, Simone Oliva, Lucia Preziosi, Maria Rita Severini, Perla, poi Paola Tommassoni e Elena Vidoni Guidoni. E i rappresentanti degli studenti, se possono venire qui alla banco. Matteo Cordellini Luciani, Margherita Farrelli e Giuseppe Miscena. Buongiorno a tutti, io sono Margherita Farnelli. Buongiorno, io sono Matteo Cordelli Luciani. Grazie. Io e Margherita siamo, come hanno detto, entrambi rappresentanti di studenti nel Consiglio d'Istituto e innanzitutto vorremmo ringraziare la nostra scuola, il Liceo Alessi, gli organizzatori dell'evento e le professoresse che ci hanno accompagnato, che ci hanno permesso di essere qui oggi a presentare il nostro intervento. Il nostro intervento è incentrato sul concetto di legalità e sul rapporto che noi giovani abbiamo con essa. Vogliamo quindi iniziare il nostro intervento con una citazione che ci ha portati a ragionare su questi temi. La legge, infatti, nel suo vero concetto, non è tanto la restrizione quanto la guida di un agente libero e intelligente al suo proprio interesse. E non prescrive null'altro che ciò che promuove il bene generale di coloro che la sottostanno. Cosicché, per quanto lo si possa fraintendere, il fine della legge non è di sopprimere o limitare la libertà, ma di conservarla e ampliarla. Infatti, in tutte le condizioni in cui possono trovarsi gli esseri creati capaci di agire, dove non c'è legge, non c'è libertà. Libertà significa infatti essere liberi dal vincolo e dalla violenza degli altri, ciò che non può darsi laddove non c'è legge. John Locke nel 1689 scrisse queste parole nel secondo trattato sul governo. Egli, spiegando il ruolo della legge all'interno dello Stato, evidenziò lo stretto legame tra legalità, libertà e bene comune. Nelle stragi di Capaci di Via D'Amelio, il concetto di legalità venne totalmente eliminato e distrutto.
Falcone e Borsellino, dedicando tutta la loro vita alla lotta per la legalità e morendo per essa, hanno dimostrato il vero significato di questo valore. In un contesto dove regna l'illegalità, sono stati privati della libertà più importante fra tutte, la libertà alla vita, provando così quanto la legalità sia condizione necessaria e indispensabile per la libertà e per il compimento del bene comune all'interno dello Stato. Oggi, noi giovani, figli della generazione che ha vissuto questi terribili eventi, siamo chiamati a riflettere e ad esprimerci su questi eventi, cruciali per la storia recente italiana. Se da piccoli faticavamo a comprendere la portata di questi fatti, crescendo abbiamo finalmente compreso del tutto che dietro a questa atrocità c'è il nome della mafia, di un'organizzazione criminale che per proteggere se stessa ha ucciso Falcone, Borsellino e tanti altri insieme a loro. Così abbiamo subito pensato, perlomeno sperato, che questa mafia, a seguito di azioni tanto deplorevoli, fosse stata totalmente eliminata dall'Italia e estirpata dalle sue radici. Poi però abbiamo potuto constatare che la mafia esiste ancora e che vive ed opera nel nostro Stato e nella nostra realtà. La visione del nostro paese che questa consapevolezza quindi ci restituiva era talmente tragica da presentarci un'Italia in cui la legalità non esiste veramente, in cui la legalità non può funzionare. Vedere uno Stato nei cui territori forse troppo spesso l'illegalità prevale sulla legalità può portare a maturare un senso di sfiducia nei confronti delle stesse istituzioni che magari non sempre riescono a combattere la criminalità con il necessario e doveroso impegno. Questo senso di sfiducia può indurre il cittadino all'inazione, all'inerzia politica. Si inizia a pensare che una tale situazione, rimasta sostanzialmente immutata per molti decenni, non si possa modificare, non si possa migliorare. La mafia riesce a vivere e prosperare anche grazie a questo tipo di atteggiamento. Ed è proprio qui che ci colpiscono con una forza e un'efficacia fortissima le parole di Giovanni Falcone. Che le cose siano così non vuol dire che debbano andare così. Solo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e di incominciare a cambiare, vi è un prezzo da pagare. Ed è allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare. Falcone e Borsellino ci hanno insegnato che lamentarsi non serve a nulla. Ci hanno insegnato a combattere l'inerzia e l'omertà con il fare e con l'agire. Si sono rimboccati le maniche per provare a cambiare tutto e hanno pagato il prezzo più alto. La loro vita e la loro morte ci insegnano che la legalità non è un qualcosa di dato, scontato, che esiste sempre e dovunque soltanto perché ci sono delle leggi scritte su un foglio di carta. Il loro esempio insegna a noi giovani che vogliamo e dobbiamo credere nella legalità, che se desideriamo che essa funzioni veramente, dobbiamo vivere e lottare per essa. Ci insegna che se vogliamo un paese in cui la legalità e la libertà trionfano, dobbiamo costruircelo noi sin da subito. Se cedessimo infatti alla sfiducia e al disfattismo, tradiremmo il senso stesso dell'impegno dei due magistrati. Vorremmo quindi concludere il nostro intervento portando una citazione di Piero Calamandrei che con efficacia e coincisione ci spiega che per poter costruire un paese in cui la legalità possa funzionare veramente è necessario farla vivere innanzitutto dentro ognuno di noi. Però, vedete, la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile. Bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Grazie. Grazie. Salve a tutti. Anch'io rappresentante degli studenti del liceo Lessi, mi chiamo Giuseppe Miscenà.
Il mio intervento di oggi tratta quello che è il valore della cultura nella lotta alla criminalità organizzata e ha preso ispirazione da un testo di Elio Vittorini pubblicato nel 1945 di cui adesso vi leggerò un estratto. Proprio sul valore della cultura, invece nel caso di Vittorini, in quello che era la società del dopoguerra. Per un pezzo sarà difficile dire se qualcuno abbia vinto questa guerra, ma certo vi è tanto che ha perduto e che si vede che abbia perduto. I morti, se li contiamo, sono più bambini che soldati. Le macerie sono di città che avevano 25 secoli di vita, di case e di biblioteche, di monumenti, di cattedrali, di tutte le forme per le quali è passato il progresso civile dell'uomo. Di chi è la sconfitta più grave in tutto questo che è accaduto? Vi era bene qualcosa che attraverso i secoli ci aveva insegnato a considerare sacra l'esistenza dei bambini, anche di ogni conquista civile dell'uomo, ci aveva insegnato che era sacra, lo stesso del pane, lo stesso del lavoro. E se ora milioni di bambini sono stati uccisi, se tanto che era sacro è stato lo stesso colpito e distrutto, la sconfitta è innanzitutto di questa cosa che ci insegnava l'inviolabilità loro. Questa cosa, voglio dirlo subito, non è altro che la cultura. Lei che è stata per pensiero greco, ellenismo, romanesimo, cristianesimo latino, cristianesimo medievale, riforma, illuminismo, liberalismo e ancora pensiero greco, pensiero latino, pensiero cristiano di ogni tempo. Sembra che non abbiano dato agli uomini che il modo di travestire e giustificare o addirittura rendere tecnica la barbarie dei fatti loro. E qualità naturale della cultura di non poter influire sui fatti degli uomini, essa ha predicato, ha insegnato, ha elaborato principi e valori, ha scoperto continenti e costruito macchine, ma non si è identificata con la società. Non ha governato con la società, non ha condotto eserciti per la società. Da che cosa la cultura trae motivo per elaborare i suoi principi e i suoi valori? Dallo spettacolo di ciò che l'uomo soffre nella società. L'uomo ha sofferto nella società, l'uomo soffre. E che cosa fa la cultura perché l'uomo soffre? Cerca di consolarlo. La società non è cultura perché la cultura non è società. E la cultura non è società perché ha in sé l'eterna rinuncia del dare a Cesare. E perché i suoi principi sono soltanto consolatori. Perché non sono tempestivamente rinnovatori ed efficacemente attuali. Viventi con la società stessa come la società stessa vive. Potremmo mai avere una cultura che sappia proteggere l'uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo? Ecco, partendo da questa lettura, diciamo che ho cercato un'analogia con quella che è la cultura come strumento di lotta alla criminalità organizzata. E molti di voi probabilmente lo sapranno, le nostre istituzioni, la stampa, magistrati, persino alcuni pentiti definiscono la cultura come il più grande mezzo di lotta alla criminalità organizzata che abbiamo a disposizione. Però vediamo che non è sufficiente a fermare il dilagare di quella violenza che è intrinseca e che continua a muoversi per via del sistema mafioso. La lotta alla mafia nel nostro paese dispone, oltre che di istituzioni e infrastrutture dedicate, di numerosi fondi, proprio dedicati a iniziative culturali, quali possono essere festival, la produzione di contenuti, di testi, o addirittura la creazione di fondazioni e associazioni. Un macchinario perfetto, pronto per contrastare lo scempio della criminalità organizzata, ma che smette di funzionare non appena entra in contatto con la cruda realtà. Questa macchina, l'arma della cultura, è moralmente e idealmente concepita alla perfezione, ma non adatta alla reale condizione storica sociale. Come anche pensato da Vittorini, la società non è cultura perché la cultura non è società. È impossibile pretendere l'applicazione pratica e il funzionamento di certi principi fondanti della cultura se questa stessa cultura non è identificazione della società. Il tentativo svolto dalla cultura nella lotta contro la mafia è stato forse l'ennesima dimostrazione di un'inutile consolazione, di una completa rinuncia, del dare a Cesare la completa libertà di ottenere il suo volere a discapito degli altri, senza timore di spargere terrore, violenza, sangue. Perché la mafia c'è, esiste, striscia silenziosamente. Ecco quindi che si pongono per noi le stesse domande che poneva Vittorini. È forse intrinseco alla cultura di per sé non riuscire a influire sui fatti degli uomini? Se la risposta a questa domanda fosse affermativa, perché mai nelle dittature la prima forma di repressione sarebbe sempre stata quella culturale? Se la risposta fosse affermativa, perché mai chi brama di diventare un Cesare e prevaricare sugli altri dovrebbe avere timore della cultura e perché mai dovrebbe averne la mafia? Se la risposta a questa domanda fosse sì, la cultura è per definizione una mera consolazione, perché mai saremmo qui oggi? La cultura può cambiare l'uomo, può salvarlo,
La grande sfida della cultura, come ci ricorda Vittorini, è di avere principi rinnovatori e efficacemente attuali. La chiave per trasformare la cultura in un mezzo di prevenzione, anziché di consolazione, è quindi rendere partecipi di quel macchinario formalmente perfetto che è la comunicazione della cultura, menti giovani e innovative, proprio come sta avvenendo quest'oggi, dando dimostrazione che la cultura c'è anche per la lotta contro la mafia ed è in grado di non essere solo un'eterna consolazione. Rendere partecipi menti giovani significa anche dare spazio agli studenti nelle iniziative culturali, farli partecipare in prima persona, farli comunicare con le istituzioni perché possano far sentire la loro voce. Farci sentire protagonisti e non solo ascoltatori passivi. L'esempio di Giovanni Falcone è quello di un uomo che si è messo in gioco fino in fondo, uno che anche quando è rimasto isolato ha tenuto fede al proprio modo di lottare contro la mafia e al proprio dovere di magistrato. Ecco, per me la cultura è anche questo, poter conoscere la storia recente del nostro paese e delle persone che hanno lasciato un segno indelebile. La cultura sono le occasioni, come quella di oggi, per pensare. Pensare che quel tipo di impegno sia ancora possibile per far paura alla mafia. Grazie. Allora inviterei velocemente gli studenti della classe terza B Chiara Orelli, Giulia Pericoli, Emily Scarpelloni, Aaron Casaballa, Angela allora, Marocco. A causa di problemi tecnici, temporali, non abbiamo potuto, cioè tre quarti della classe non ha potuto presentare, però comunque ci tenevamo a presentare una riflessione su Giovanni Falcone, che è l'unica cosa che si distacca, perché appunto non tutti i gruppi, la maggior parte non ci sono, e quindi ci sono solo io. Ci sei tu? E va bene. Tu ti chiami? Sono Aaron Casaballa, il terzo B, liceo Alessi. Bene, bene, la parola a te. Già, scusate se il lavoro non è completo, però comunque era bello almeno presentare quest'unica cosa e niente. Parlo a nome di tutto il terzo B. Non c'è niente di più commovente di un ideale che rimane, che continua ad aleggiare sopra le teste degli uomini e che li spinge ad agire in un certo modo. Di un ideale per cui si è combattuto per tutta la vita fino a sacrificarla. La lealtà con cui l'uomo difende posizioni, punti di vista, la forza e la dedizione con cui protegge idee e pensieri. Sono queste le cose che realmente contano e che lo rendono grande, invincibile, fino ad innalzarlo a modello esemplare, a idolo e a quasi santo addirittura. È facile rimanere rintanati nel proprio angolo di casa, al sicuro, protetti dalle terribili vicende umane. È facile affacciarsi un poco dalla finestra solo per constatare che al caldo, tranquilli nelle nostre coperte, si vive bene. È facile trascorrere la propria esistenza in serenità, mentre quella di qualcun altro lo fa urlando, intento a cambiare il mondo per i più deboli e indifesi, immersi in un silenzio costante, costretto. Si muore non una volta che il corpo smette di funzionare, ma solo quando si viene dimenticati. Tutti gli uomini che hanno lottato per i loro ideali non moriranno mai con essi, saranno eterni nelle nostre menti e nei nostri cuori. Pochissime persone sono davvero propense a rinunciare a una vita tranquilla, silenziosa, per cambiare questa realtà corrotta, e non tutti sono in grado di portare un fardello, un peso del genere sulla propria schiena. E se si è realmente intenzionati a fare ciò, dobbiamo smetterla di essere egoisti, perché anche una singola persona, se porta avanti questi ideali, può aiutare a sconfiggere il terribile nemico di fronte a noi. Infatti, il mondo non può essere migliorato, rivoluzionato, rinnovato da un uomo solo. Alla fine, le idee di Falcone sono ancora vivide in ciascuno di noi, che cerchiamo di portarle avanti, perché noi,
ripeto, non potranno questi ideali mai dissolversi. Infatti, il fondatore di questi ideali ha ispirato così tanti uomini, così tanti esseri umani, che non si arrenderanno mai, non si arrenderanno finché non avranno compiuto ciò che desiderava e ciò per cui ha lottato. Questi pensieri verranno tramandati e tramandati ancora, diventando sempre più solide e stabili, fino a tramutarsi in fatti concreti. Questa è l'essenza della citazione qui scritta: gli uomini passano, le idee restano. Grazie. Grazie alla testimonianza degli studenti. Prima di dare la parola per il saluto finale al dottor Pici, volevo ricordare a nome del prefetto che siete tutti invitati il 2 giugno alle 10 ai Giardini del Frontone per la Festa della Repubblica. E esserci è molto importante. Ecco, adesso la parola al dottor Pici per un saluto. Sì, grazie, sarò velocissimo anche perché ho visto che avete assimilato benissimo il pensiero. Non parlerò di Giovanni Falcone come magistrato, perché l'hanno fatti altri con molto più autorevoli di me, solo due aspetti che sono due spunti di riflessione. Uno, la vita privata, anzi la non vita privata di Giovanni Falcone, che aveva scelto a causa del suo lavoro. Io sono un sindacato, faccio parte di un sindacato di polizia, di un'associazione che si occupa di violenza di genere, perciò sono due aspetti che mi hanno colpito. Cioè, scegliere un lavoro che ti influenza la vita privata, che non ha una vita privata. Voi pensate, è lui per conoscere Francesca Morvillo, cioè il fatto che il magistrato più esposto d'Italia, con una scorta, conoscere, corteggiare, frequentare una donna, è un'impresa e è una grande scelta, e comunque ha scelto di continuare a fare questo lavoro. Poteva farlo in qualsiasi altro, in qualsiasi altra forma, sempre altrettanto dignitosa. Lui ha scelto comunque di continuare a fare questo lavoro. Francesca Morvillo ha scelto di condividere con lui questa non vita privata. Ho letto diverse pubblicazioni, andavano al cinema, andavano via tutti, si mettevano in un bar per un aperitivo, la gente se ne andava. Lo stesso condominio in via Notar Bartolo, dove abitano, sarebbero stati molto contenti che loro avessero cambiato indirizzo, che fossero andati a stare in una caserma. Voi pensate di fare delle scelte per cui neanche la gente da cui tu difendi dalla mafia condivide, molto, molto pesanti. E la stessa scorta, l'ha detta in parte il questore, perciò qui chiudo, ha scelto di rimanere con lui sapendo, come diceva lui, sono un cadavere che cammina, lui e Borsellino, perciò lo sapevano. E la scorta sapeva esattamente, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro sapevano benissimo che prima o poi sarebbe successo, hanno scelto di rimanere. Avrebbero potuto cambiare personalità, avrebbero potuto fare qualsiasi altra cosa che li avrebbe esposti meno e meno rischi. Perciò alle volte, e qui concludo perché non voglio, anche perché siamo arrivati nella tarda, anche noi tutti possiamo fare dei piccoli gesti eroici per stare vicino agli eroi. Noi dobbiamo fare gli eroi, però non isolarli, valorizzare il loro lavoro, condividerlo, parlarne come hanno fatto gli ospiti eccellenti che ringrazio e onorato di essere qui con loro. Ecco, anche questo è un modo per valorizzare non tanto la loro morte, perché è una cosa che dipesa da altri, ma la loro vita, che la vita era una scelta. Perciò ecco, ringrazio Pieraglio, ringrazio tutti e onorato di aver fatto parte di questo relatore. Grazie tanto. Avevamo dimenticato un gruppo di studenti del liceo Galileo, liceo scientifico Galileo. Non so se volevano venire per la loro testimonianza. Prego, eccoli, potete andare. Se magari vi presentate direttamente quando andate sul podio, così leggete uno per uno. Grazie. Volevo ringraziare a questo punto la professoressa Rossella Spina del Liceo Galilei, che ha accompagnato questi ragazzi e li ha preparati. Allora,
Buongiorno, noi siamo la classe prima I del liceo Galileo Galilei, lo scientifico di Perugia. E abbiamo letto degli interventi pubblici di Giovanni Falcone e abbiamo inserito le sue parole in un breve testo narrativo che abbiamo chiamato Un solo uomo contro il mondo, intervista a Giovanni Falcone. Sono Matteo Diaz. Pietro Rondelli. Giulia Bucaglioni. Mi trovavo di fronte ad un uomo tra i più determinati della storia. Mi trovavo di fronte ad uno tra gli uomini più determinati della storia, Giovanni Falcone. La ringrazio per essere qui con me oggi. Come si sente? Bene, grazie. Sono contento che mi abbia invitato a questa intervista. Nei suoi occhi brillava una luce strana. Possiamo incominciare? Cosa pensa di ciò che ha fatto in passato? Tornando indietro, rifarebbe le stesse scelte? Ottima domanda. Rispose mettendosi comodo sulla poltroncina Bordeaux. Nessuno me l'aveva mai chiesto prima. Forse la risposta può sembrare alquanto ovvia, ma no. Non cambi dai una virgola di ciò che ho fatto. E ciò in cui ho sempre creduto. Una Sicilia liberata. Forse perché quando si ha un obiettivo si fa di tutto per raggiungerlo. Oppure per il semplice motivo che serviva una persona determinata per affrontare un grande problema. Lei lo sa cosa penso ogni volta che torno nella mia città natale? Che l'odore che si respira è puzzo di malaffare. Queste sono grandi parole che andrebbero ascoltate. A questo proposito le volevo chiedere cosa significasse per lei la frase «Gli uomini passano, ma le idee rimangono». Come alcuni sanno, mi ero candidato più volte come procuratore di Palermo, come capo dell'ufficio dell'istruzione e anche per il ruolo procuratore nazionale contro la mafia. Ebbene, sono sempre stato scartato. Coloro che credevo essere i miei compagni, amici e persone su cui contare, non hanno fatto altro che intralciarmi. Questo è stato uno dei motivi per cui mi sono trasferito a Roma con la mia famiglia. Lì venni nominato direttore generale degli affari penali. Alcuni videro questo mio trasferimento come un venir meno ad un impegno morale nei confronti della mia Sicilia. Ma è importante comprendere che il tradimento è resa. Io invece non mi sono mai tirato indietro. Anzi, ho sempre cercato di dare il massimo di me. Grazie mille per la risposta. Invece, quali sono state le sue motivazioni che lo hanno spinto a fare magistrato di professione e a combattere la mafia dopo aver perso colleghi e amici, essendo consapevole di poter diventare vittima di questa organizzazione criminale? Fin da bambino ho avuto un grande senso civico e un notevole coraggio che mi hanno spinto ad esercitare questa professione e a compiere questa faticosa battaglia. La paura c'è sempre, ma ho imparato a gestirla. I miei ideali sono troppo radicati e vivi in me rispetto alla paura, perciò ho imparato a conviverci. Ho deciso di fare il magistrato per l'amore che nutro verso l'Italia, la mia patria. Ritengo che la mafia non è affatto invincibile, è semplicemente un fatto umano e come tale ha un inizio e avrà una fine. Non si può vincerla solo grazie all'eroismo dei cittadini privi di qualsiasi possibilità di difesa, ma bisogna adoperare le forze migliori delle istituzioni e della società. Come le ho già detto, sono sempre più colpito dalle sue parole, e non solo. Infatti lei, a mio parere, è stato uno tra gli uomini che metteva in pratica ciò che affermava, e di cui davvero non si poteva affermare che rientrasse nel detto, tra il dire il mare, cioè in mezzo al mare. Ora vorrei farle una domanda, ma non vorrei essere troppo scortese. Acconsentì con un cenno di capo. Cosa mi disse? Cosa mi dice del 23 maggio del 92? Improvvisamente il suo sorriso svanì, abbassò la testa e si mise le mani tra le ginocchia. 23 maggio del 92. Continuava a ripetere tra sé e sé questa data mentre si lasciava cadere all'indietro sulla poltroncina. Cosa vuole che le dica? Molte persone ricordano questo giorno come la strage di Capaci, altri come la morte di 5 persone e il ferimento di 27. In un istante hanno spazzato via un'intera autostrada con una potenza pari a 500 kg di tritolo. Questo solo per uccidere me. La ringrazio per avermi risposto, anche se comprendo che la domanda non era delle migliori. Potrei porgliene un'ultima? Va bene, mi dica. Come vuole essere ricordato e soprattutto per cosa? Come ho già fatto intendere, il mio scopo era riportare la Sicilia, o meglio l'Italia, come erano un tempo, luogo libero. L'idea che voglio che le persone si facciano di me è quella di un uomo indipendente e felice, che nonostante tutte le delusioni è sempre andato camminando a testa alta. Ed è proprio il sorriso che deve essere ricordato,
non la repressione delle mafie, su di noi e sul nostro Stato. Capisco e la ringrazio davvero tanto per il suo tempo prezioso. Volevo ricordarle da parte di tutti noi che lei è stato, è e sempre sarà il vanto dello Stato italiano. Grazie mille. Grazie. Volevo un ultimo intervento da parte dei ragazzi del liceo Alessi, Gioele Carlani, Francesco Conti e Nicolò Cossu. Salve a tutti, sono Nicolò Cossu del liceo scientifico Galeazzo Alessi e non è importante che voi mi conosciate, quindi passiamo direttamente al punto. Sono qui per parlarvi del percorso intrapreso dalla nostra classe, il terzo G, riguardo al tema della mafia. Personalmente ho deciso di intraprendere questo percorso perché sapevo di non sapere. Non sapere cosa fosse la mafia e come operasse. E questa mancanza ha guidato la scelta mia e di molti miei altri compagni di classe. Insieme abbiamo letto Non chiamate l'eroe e abbiamo visto il film Fort Apache. Entrambi ci hanno insegnato il valore della parola, per cui molti sono morti e altrettanti si sacrificano ancora. Non chiamate gli eroi, scritto da Antonio Nicaso e Nicola Gratteri, raccoglie le storie di vari personaggi legati alla mafia, da personalità famose come Falcone e Borsellino a persone meno conosciute come Lea Garofalo o Don Pino Puglisi. Tutti condividono qualcosa, hanno agito per il giusto, senza esitazione. Il libro ci invita a non chiamarli eroi perché non hanno compiuto atti straordinari, hanno solo fatto ciò che ritenevano giusto, hanno parlato della mafia e per questo sono stati uccisi. Uccisi per aver detto la verità, uccisi da un'organizzazione abietta, crudele, che non guarda in faccia nessuno, che parla di onore. Quale onore? Quale onore? Uccidono i bambini, come Giuseppe Di Matteo, giornalisti, quelli che fanno il loro lavoro, come Giancarlo Siani. Quest'ultimo è il protagonista del film Fort Apache, che parla della breve vita del giornalista napoletano. Siani lavora nella sede di Torre Annunziata di Il Mattino, giornale di Napoli, e si occupa di cronaca nera. Venendo così a contatto con gli omicidi della Camorra, indagando scopre vaste aree di corruzione e connivenze tra politici e criminalità organizzata. Riesce pure a intuire l'implicazione del sindaco Cassano. Continua la sua indagine, soprattutto dopo la strage del circolo di pescatori, avvenuta il 26 agosto 1984, voluta dal clan Bardellino per risanare i conti con il clan Gionta. I suoi articoli sono scomodi per i boss camorristi della zona e mettono in crisi le alleanze, fino all'arresto di Valentino Gionta. Il suo intuito lo porta a smascherare Cassano, che viene condannato a 7 anni e mezzo, ma dopo essere stato trasferito a Napoli, nella sede centrale del quotidiano, la sorte di Siani viene decretata in una riunione di camorristi, ai quali sembra abbia alzato un po' troppo la cresta. E la sua condanna è decisa. Siani viene ucciso a pochi passi da casa sua, nel quartiere del Vomero, la sera del 23 settembre 1985, pochi giorni dopo aver compiuto 26 anni. Il film ci mostra gli orrori della mafia, le morti degli innocenti, la corruzione dei politici italiani, complici di questi massacri, ma ci mostra anche il valore della parola, di come la mafia la tema, di come tema l'azione dei virtuosi, dei giornalisti che non si fermano neanche davanti a minacce e morte certa. I mafiosi temono che si parli di loro, hanno paura che le persone capiscano come vanno le cose. La parola è la paura più grande della mafia, per questo siamo qui oggi e per questo ora vi leggeremo un testo preso dalla Parola contro la Camorra di Roberto Saviano. Salve, sono Gioele Carlani. Spesso mi si chiede come sia possibile che delle parole possano mettere in crisi organizzazioni criminali potenti, capaci di contare su centinaia di uomini armati e su capitali forti. E com'è possibile, questa domanda mi viene ripetuta spessissimo, soprattutto all'estero, che uno scrittore possa mettere in crisi organizzazioni capaci di fatturare miliardi di euro all'anno e di dominare territori vastissimi. È complicato dare una risposta sola e, in verità, l'unica risposta che mi viene in mente, la più plausibile, è che sia proprio la diffusione della parola a mettere paura. Non lo scrittore, non l'autore, non è neanche il libro in sé, né la parola da sola, che riesce ad accendere i riflettori e per questo a mettere paura. Quello che realmente spaventa è che si possa venire a conoscenza di determinati eventi e soprattutto che si possa d'improvviso avere la possibilità di capire come vanno le cose, avere gli strumenti che svelino quel che sta dietro e soprattutto la possibilità di percepire determinate storie come le proprie.
non più come storie lontane, non più come vicende geograficamente distanti, ma come facenti parte della propria vita. Allora, ciò che temono di più le organizzazioni criminali non è soltanto la luce continua che gli viene posta addosso, ma soprattutto che migliaia, forse milioni di persone in Italia e nel mondo possano sentire le loro vicende vicine e il loro destino come qualcosa che riguarda tutti. Vi ho appena letto un brano tratto da un discorso di Roberto Saviano, un discorso in cui lo scrittore riesce appieno a descrivere perché noi siamo qui oggi, per ricordare chi è morto combattendo contro queste organizzazioni e, soprattutto, per parlare di mafia, una mafia che solitamente sentiamo come lontana da noi, un qualcosa di cui non dovremmo preoccuparci, ma è proprio qui l'errore. Dovremmo iniziare a considerarla come un problema che riguarda tutti noi, un problema che insieme dovremmo combattere svelando quei loro loschi meccanismi con cui influenzano le nostre vite. Quella contro la mafia non dovrebbe essere una lotta individuale, ma collettiva, e parlare di mafia ci permette proprio di combattere svelando ciò che c'è sotto. Grazie. E noi del Terzo G, come classe, volevamo concludere il nostro intervento con un passo dal libro Non chiamate gli eroi di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. L'attesa di Uverru termina l'istante in cui, il 23 maggio 1992, le tre auto si avvicinano allo svincolo autostradale di Capaci. Sono le 17:57 quando arriva il momento. Giovanni Brusca preme il pulsante e un boato squarcia l'aria, solleva la terra. È potente quel carico di esplosivo e non lascia scampo. I sismologi dell'osservatorio siciliano di Monte Cammarata, a 120 km di distanza, registrano una scossa e pensano a un terremoto. La prima auto della scorta, la Quarto Savona 15, il nome in codice, viene scagliata in cielo per centinaia di metri, insieme a interi pezzi di asfalto e a un inferno di fuoco. I tre passeggeri, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, muoiono all'istante. La seconda auto si schianta contro l'asfalto sollevato dall'esplosione. Sopravvive solo Giuseppe Costanza, seduto sul sedile dietro. La terza auto non viene investita direttamente dall'esplosione e si ritrova di traverso, al centro della carreggiata, in quel che resta dell'autostrada. I tre agenti a bordo, Paolo Capuzzo, Gaspare Cervello e Angelo Corbo, sono vivi. Sono sconvolti da quanto è appena accaduto sotto i loro occhi, dalle fiamme che bruciano, dall'asfalto divelto, dall'aria che arde i loro polmoni. Eppure escono barcollando dall'auto e, impugnando le armi d'ordinanza, corrono in aiuto del giudice Falcone. Si sistemano attorno all'auto, facendo scudo con i loro corpi, temendo la presenza di uomini armati pronti a sparare. Sono determinati a compiere il proprio dovere, fino all'ultimo. Trovano il magistrato in fin di vita, prigioniero delle lamiere. Soccorrono Francesca Morvillo e Giuseppe Costanza, entrambi privi di sensi. Li sdraiano a terra. In quei primi momenti pensano che l'auto dei colleghi che apriva la fila si sia salvata, che sia più avanti sull'autostrada. Ancora non sanno che è stata scagliata a centinaia di metri di distanza. L'esplosione si è sentita nel raggio di chilometri. Accorrono persone dai paesi vicini, scavalcano il guardrail e si ritrovano davanti agli occhi una di quelle scene che solitamente si vedono in guerra. Qualcuno grida, qualcuno piange. C'è un cratere scavato al centro della strada, le piante dei campi attorno sradicate, c'è polvere, fuoco e sangue. Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli uomini feriti, sono trasportati d'urgenza all'ospedale civico di Palermo, dove si raduna una folla di persone sconvolte dalla notizia dell'attentato. Nonostante gli sforzi disperati dei medici, la moglie muore e a Giovanni tocca la stessa sorte, tra le braccia di un amico e collega arrivato di corsa in ospedale, Paolo Borsellino. Ci vogliono anni di indagini per fare giustizia, ma lo Stato non può accettare che un criminale faccia esplodere impunemente bombe assassine per le strade del paese, neppure se si tratta di Salvatore Rina, detto Totò, il capo indiscusso della cupola. Per l'attentatuni, così i mafiosi chiamano la strage di Capaci, vengono condannati una ventina di criminali. E tra loro c'è anche lui, finalmente. Salvatore Rina viene catturato il 15 gennaio 1993, meno di un anno dopo la morte di Falcone. Il boss dei boss si nascondeva da più di due decenni, protetto da tante persone che con il loro silenzio l'avevano reso invisibile. Tuttavia i carabinieri riescono a trovare il suo nascondiglio grazie ad alcuni pentiti. Con Rina molti colpevoli finiscono in carcere e questo è certamente un risultato fondamentale, uno dei più importanti dopo il maxi processo. L'organizzazione mafiosa viene indebolita e lo Stato dimostra di saper rispondere con una forza e determinazione alle minacce mafiose. Rina e i suoi uomini pagano caro il conto della guerra allo Stato.
D'ora in poi, almeno in Italia, nessuno potrà più negare l'esistenza di Cosa Nostra e della sua storia assetata di sangue. Dalle stragi nasce una nuova consapevolezza. È quella di centinaia di migliaia di giovani che da nord a sud fanno sentire la propria voce, realizzando proprio quello che amava ripetere Giovanni Falcone. Le nostre idee cammineranno sulle gambe degli altri. Allora, prima dell'ultimo intervento, poi vi lasciamo liberi e grazie per aver partecipato, specialmente voi autorità, il signor prefetto che senz'altro avrà tanti impegni e si è trattenuto con noi, quindi veramente la ringrazio di vero cuore, ringrazio tutti voi. Volevo ringraziare due studenti simpatici, carini, disponibili, sono Andrea Marchi e Lorenzo Salvi. Loro si sono occupati delle riprese, della registrazione e delle fotografie per questo evento, quindi meritano veramente un applauso. Grazie. Grazie a voi e adesso se Luca Stemperini vuole concludere io poi vi lascerei liberi di andare presso i vostri uffici, le vostre case. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono Luca Stemperini della classe 4B del liceo Alessi. Ringrazio innanzitutto chi mi sta dando la possibilità di partecipare, chi è rimasto, perché siamo pochi ma buoni, e soprattutto chiunque abbia deciso di prendere parte a questo evento volontariamente, perché anche questo non è un aspetto scontato. Beh, sapete che alle 17.57 del 23 maggio 1992 l'Italia per un attimo si è fermata. Sull'autostrada 29, sul tratto di Capaci, in provincia di Palermo, accade un episodio che cambierà radicalmente la storia del nostro paese, la storia contemporanea dell'Italia. Accade ciò che passa alla storia come la strage di Capaci. La strage di Capaci sicuramente è stato un segno di rottura nella nostra storia, è stato detto precedentemente. In questo attentato muoiono la moglie di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, e ultimo, ma non per importanza, il giudice Giovanni Falcone. Falcone sapeva benissimo ciò a cui sarebbe andato incontro, ne era consapevole, come altri suoi colleghi prima di lui e anche dopo. E pochi giorni prima di morire disse che a breve sarebbe successo qualcosa di brutto, ne aveva la piena consapevolezza. Sapeva bene e conosceva a fondo il cancro sociale con cui andava a combattere, che cercava di contrastare. Tutto questo in nome della libertà, non solo della sua terra, ma la libertà di ognuno di noi. Giovanni Falcone aveva a cuore un tema particolare, che è quello dell'appartenenza allo Stato. L'appartenenza allo Stato che da sempre ha contraddistinto la sua lotta e che credo contraddistingua anche la vostra lotta personale. Bene, Falcone inseguì questa sua lotta ogni giorno della sua vita e io oserei dire soprattutto dopo la sua vita, soprattutto quando è morto. Ecco, ciò che ha sempre contraddistinto le azioni di Giovanni Falcone è l'ottemperanza e l'importanza del senso di legalità. La legalità, a mio avviso, è sicuramente una misura della giustizia di uno Stato. La giustizia, tema fondamentale da sempre analizzato, la giustizia che a volte non riesce a sembrarci giusta, una giustizia che a volte è più ingiusta del torto subito. Il nemico più grande della giustizia è l'omertà. L'omertà Giovanni Falcone riuscì parzialmente a sconfiggerla, nonostante sia tuttora presente all'interno del nostro Stato, all'interno della nostra cultura, che cullata da ideali sbagliati rischia di diventare di stampo mafioso. A tal proposito vorrei leggervi una citazione di Giovanni Falcone che dice quanto segue. Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa, la mafia come organizzazione illegale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore? Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale. Ecco, voglio partire da questa citazione di Giovanni Falcone proprio per evidenziare il più grande problema, ovvero quello della mentalità mafiosa, che è radicata nella nostra cultura. La mentalità mafiosa che, alle volte, unita alla paura, contrasta le nostre azioni, contrasta le azioni di chi è onesto, contrasta le azioni di chi vorrebbe parlare,
Contrasta le azioni di chi pensa di non aver paura, nonostante la paura sia umana. Ecco, vorrei leggere un'altra citazione, che è quella della mamma di Giuseppe Impastato. Lei affermava che la mafia non si combatte con la pistola, ma con la cultura. La cultura, come anche è stato detto prima, è lo strumento più potente e probabilmente plausibile che abbiamo per fare un gran cambiamento, per mettere in gioco la mentalità onesta di chi onesto lo è veramente. Il modus operandi della mafia prevede di annullare la dignità dell'uomo, annullare quanto di buono possa scaturire dai pensieri delle persone. Ecco, eliminare chi fa scomodo. E come può chi pensa che la soluzione sia eliminare chi è scomodo ritenersi un uomo d'onore? Questo me lo sono chiesto e lo chiedo a tutti voi. Ecco, cerco di essere breve perché i tempi sono quelli che sono. Un altro aspetto importante è quello dell'educazione alla giustizia. L'educazione alla giustizia, alla democrazia, alla libertà. La libertà che la mafia cerca di opprimere con ogni mezzo. Ed ecco, io voglio rivolgermi a voi, voi istituzioni, voi uomini e donne in divisa. Sappiate cogliere ed amare la bellezza della vita, la bellezza della libertà. Voglio rivolgermi alle professoresse, agli studenti. Cercate di capire la bellezza della cultura, di essere liberi dalle catene sociali che sempre cercheranno di opprimervi. Giovanni Falcone ha dato la sua vita per la lotta alla libertà. E lo ha fatto per un paese, il nostro paese, che talvolta tende a dimenticarlo. Ecco, Giovanni Falcone ha cercato di farci capire la bellezza della giustizia e quanto benevola questa fosse per noi. Ecco, hanno chiuso una bocca, ma io voglio augurarmi che ne abbiano aperte tante altre. Un ringraziamento speciale va a chi su strada, chi in ufficio, chi dietro una cattedra rinnova ogni giorno ciò che è stato la strage di Capaci. Lo fa nel proprio lavoro, ma lo fa anche nella propria vita. Ecco, come anche a Falcone va il mio ringraziamento per aver svegliato la mia coscienza, per avermi fatto capire e avvicinare a temi di questa importanza. Grazie. Bene, a questo punto vi ringrazio tutti, siamo rimasti in pochi e ringrazio il signor prefetto, il procuratore Cardella, il presidente del SULP Massimo Bici, grazie Massimo, il mio caro amico Pasquale Guerra, sempre a mio fianco, e tutti voi delle istituzioni, grazie per aver accettato il mio invito. Mi scuso magari per aver dilungato troppo questa conferenza, però gli interventi sono stati tanti e ci ha fatto piacere ricordare, ecco appunto questo, i 30 anni della strage di Capaci. Grazie molte e alla prossima. Ci vediamo il 2 giugno ai Giardini del Frontone per la festa della Repubblica. Grazie.